secondo me, è una mia sensazione, Massimiliano Allegri difficilmente accetterà di rimanere sulla panchina del Milan a partire dal 10-15 luglio, quando inizierà la preparazione, non lo so, senza un contratto, cioè con un contratto che finisce dopo un anno. Perché secondo me, può darsi che qualche squadra gli abbia magari già eventualmente contattato per eventuali un anno oltre il 2014, magari per contratti che terminano nel 2015-2016. Quindi qui non mi trovo. Mi sembra strano che Allegri accetti di partire il prossimo anno sapendo che durante Che gli l'anno scade il che gli contratto. scada il contratto. Questa è la mia sensazione. Adriano Gagliani su questo punto è molto rigido ed è un punto che lo fa anche un po' E tu innervosire, hai però questa sensazione? che o il Milan, non dico prima, diciamo entro maggio-giugno, prima della scadenza di questo anno, gli rinnova, e ovviamente deve meritare, perché se poi il Milan adesso implode, non lo so. Se però il Milan arriverà secondo o terzo, come i tifosi del Milan si augurano, e il terzo, abbiamo detto sempre il terzo, il secondo è già qualcosa in più che non ci Certo. aspettavamo, ecco, allora secondo me Massimiliano Allegri non aspetta che la società ne voglia parlare a settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio o febbraio del prossimo anno.